Poi ci è fatta tra associazioni sportive e Comune di Chieti sul caso Stadio Angelini. La querela era nata da un lato per il mancato pagamento di quote e di mantenimento dei servizi negli scorsi anni e dall'altra dall'aumento delle stesse nel bilancio di previsione di quello in corso. Il Sindaco di Primio, incontrati tutti gli attori, è riuscito a fare fronte comune e giungere ad un chiarimento. Poi la soluzione l'abbiamo trovata noi, l'abbiamo trovata noi con loro. La soluzione è quella che abbiamo potuto maturare in ragione del fatto che i costi di gestione dello stadio sono più bassi di quelli quelli che erano stati preventivati e quindi si è potuto rivedere le tariffe nel modo in cui volevano le società, ma le società anche debbono comprendere che un bene pubblico non può essere utilizzato soltanto perché si fa un'attività meritoria, va utilizzato, è giusto che lo utilizzi chi fa attività meritoria, di carattere sportivo in questo caso, ma è anche giusto che si sostengono i costi che poi la comunità deve mantenere perché ci siano quelle strutture aperte. Resta ancora aperta la definizione dei canoni arretrati che dovranno essere rivisti dai funzionari comunali per constatare l'effettivo importo. Ma il debito è, eh, è diverso da società a società eh, ed è un debito che anche a mia, a mia veduta va eh, invece rimodulato perché quello che è stato richiesto alle società in realtà poggia su un eh, modello di quantificazione che a mio avviso è sbagliato. Quindi hanno sbagliato gli uffici comunali evidentemente ad adottare quel criterio, va rivisto e va fatto pagare il giusto alle società sportive.